Intanto, signori, buona serata. Mi presento brevemente, io sono Darius, sono un appassionato di gaming di lunga data e Linuxaro circa da una decina di anni, quando ho cominciato a lavorare nel web. Insomma, da lì è rimasta un po' la passione negli anni e diciamo che inizialmente mantenere anche la passione del gaming era un po' problematico perché diciamo che 10 anni fa le alternative erano ben poche, i layer di emulazione erano pochi, e insomma, 10 anni dopo diciamo che la situazione è molto rosa in confronto a quello che erano i miei inizi di 10 anni fa. Bene, andiamo avanti con la presentazione. Allora, non so adesso voi che PC utilizzate a casa, se avete un computer da gaming o no. Che distro avete scelto, insomma, per il vostro gaming o per altre cose. Normalmente diciamo che per il gaming si usa la distro che più meglio si conosce, perché insomma per l'abitudine di quelle che sono le installazioni e così via. Cioè, poi ovviamente io negli anni ero partito da Ubuntu per programmare, insomma sono rimasto lì bene o male negli anni. Quindi per me è rimasto bene o male Ubuntu. Diciamo che il vantaggio di Ubuntu per il gaming è che fondamentalmente essendo una distro molto supportata da compagnie abbastanza maggiori, diciamo, ci vi semplifica un po' il lavoro su tante cose, su pacchetti popolari e così via. Poi ovviamente se avete esperienza con altre cose, giustamente con Arco fate benissimo con altre distribuzioni, insomma. Allora, diciamo che è una cosa che è stata un po' un problema negli anni, che è stata un po' risolta negli ultimi 5-6, è stato sempre un po' il driver della scheda video, un po' negli anni, insomma, le varie diatribe. E diciamo che c'è stata un'azienda più virtuosa negli anni, che è stata AMD, che ha un po' più investito in quello che erano un po' la stack di driver open source del pacchetto Mesa. Cioè, ha investito più ad integrarsi con quello che è l'ecosistema generale di Linux, implementando anche svariati complementi poi nel kernel e così via. Quindi, insomma, con loro generalmente non servono neanche installazioni esterne, a patto che avete una distribuzione molto aggiornata. Quindi, se avete un driver Mesa aggiornato, incluso nella vostra distribuzione, con quel tipo di schede video non avete alcun tipo di problema generalmente dall'inizio. Diciamo con Nvidia la cosa che si complica vagamente, ma neanche tanto, perché praticamente quello che richiede Nvidia per buona parte delle sue schede è l'installazione di un blob proprietario fondamentalmente. Quindi loro per carità cioè avevano, adesso sicuramente meno, avevano una migliore compatibilità con quelli che sono, insomma, le loro schede, tutta la compliance con OpenGL e con tutti, insomma, gli standard del video e del rendering, insomma, di quelli che sono i videogiochi e non, insomma. Negli anni, insomma, loro sono stati un po' più avanti, adesso, insomma, le cose si è abbastanza livellata, ecco, quindi la scelta, a differenza di magari qualche anno fa, che era un po' più difficile, insomma, che in base al mercato, comunque le schede AMD a livello di potenza che hanno generalmente sono più economiche, quindi insomma, una scelta un po' più misurata, migliore negli anni, ecco, adesso che sono arrivati bene o male a livello con i driver grafici. Bene. Diciamo che avete, insomma, il vostro computer bello pronto, cioè, speriamo, insomma, andato dove ci troviamo, ecco, cioè, che ognuno sappia sistemarsi Linux e le proprie, insomma. Diciamo che per te tanti anni il problema è stato un po' procacciare anche i titoli videogiochi, insomma, per Linux, perché non c'era molta distribuzione e così via. Quindi per fortuna, insomma, che con gli anni e con investimenti di varie aziende, qui anche questo simpatico signore qui, non so se lo avete presente, insomma, chi è questo signore? C'è questo un grande investitore americano, si chiama Gabe Newell, che è proprietario di questa azienda che si chiama la Valve, che ha investito da circa 20 anni nell'ecosistema PC per i videogiochi. E per loro, diciamo che da circa 10 anni è diventata una priorità aprire, cioè liberarsi da quello che è l'obbligo
del mantenimento anche di un sistema operativo proprietario sulle macchine da gioco. Quindi sono stato un po', hanno cominciato pian piano, insomma, prima di tutto a creare, insomma, a passare a fare dei porting di quelli che erano loro i titoli nativi, quindi famosi di Steam e di Valve come Counter-Strike e così via. A creare poi insomma anche supporto per Linux dello store e così via. E inoltre a questo, diciamo che negli anni ci sono stati un po' di studi interessanti, qua vi elenco, che adesso purtroppo negli anni hanno anche un pochino mollato, ma poi vi spiego perché, che facevano anche proprio porting nativi abbastanza importanti di titoli, di videogiochi molto interessanti. Prima di tanti la Feral, che anche po', insomma, negli anni è riuscita anche un po' a contribuire in quello che è l'ecosistema dei driver, e gli altri diciamo un po' meno, ma decisamente insomma, queste aziende come la Feral, Virtual Programming, la Aspyr, che adesso vabbè, non si vede qua perché al link è bello, insomma. Loro erano poi le aziende che si occupavano di fare insomma, importanti conversioni e creavano, cioè riuscivano a portare dei bei titoli qua su Linux. Inoltre, insomma, visto che ci sono tante alternative per il gaming oggi di Linux, oltre a, comunque qua si parla di software principalmente proprietari, commerciali, quindi insomma legati allo store, alle licenze, a tutte quelle menate lì che non ci piacciono molto, non sempre almeno. Quindi cosa abbiamo di alternative interessanti? GOG. GOG è una piattaforma che inizialmente infatti si chiamava Good Old Games, ma penso che abbiano cambiato nome negli anni. Perché è partita, ecco, con l'obiettivo praticamente di fare, come si chiama, come si dice, di mantenere insomma, un archivio dei vecchi titoli e di mantenerlo, insomma, tenerlo con le licenze e renderlo acquistabile all'utenza. Di videogiochi anche, parliamo anche di anni 90, di cose comunque che insomma. Per molti hanno fatto il suo tempo, ma per molti nostalgici, titoli come mi ricordo anche certi mi hanno chiesto di Baldur's Gate, di Neverwinter Nights, cioè loro avevano praticamente le licenze, nonostante per molti altri siano scaduti, loro avevano, insomma, avevano continuato i rapporti commerciali, continuano a fare ricerca insomma, di quelli che sono aziende che magari non riescono più a procacciare, insomma, a rivendere il proprio prodotto negli anni. Loro hanno continuato insomma, a cercare queste aziende per rendere disponibile all'acquisto titoli anche molto, molto vecchi. Un'altra azienda interessante di cui si può parlare è anche insomma, di una iniziativa molto interessante negli anni, che era il Humble Indie Bundle, che nasceva praticamente come un pacchetto che si concentrava principalmente sulla raccolta di fondi per delle opere di carità e praticamente si proponeva come obiettivo comunque la compatibilità con tutti i sistemi operativi. Quindi all'inizio le prime edizioni di Humble Indie Bundle erano completamente compatibili con Linux, cioè almeno le prime 8 edizioni nei primi anni, insomma, erano partiti con quella. Con quell'obiettivo, che stiamo parlando, se non ricordo male, circa del 2008, quindi pensate al 2008, com'era l'ecosistema del gaming su Linux, era praticamente inesistente, che un'azienda prenda e richieda a chi, agli indie, insomma, alle aziende con cui lavorava, di dire, guarda, se vuoi entrare in questa distribuzione, che anche se non si pensa, cioè, nel mercato americano, una cosa come il pay what you want, quindi il decidere da sé il prezzo di quello che è il pacchetto che stiamo acquistando e quindi anche poi nel tempo le percentuali che andavano addirittura a essere investite in quella che è la carità e eventualmente la promozione dei progetti o quello che andavano agli sviluppatori, alle opere di carità, funzionava molto bene, quindi comunque era un modello che faceva guadagnare bene sia gli sviluppatori che la piattaforma che le opere di carità. Insomma, è un episodio molto interessante. Comunque attualmente,
certi titoli addirittura sono disponibili praticamente negli anni solo attraverso questa piattaforma, magari addirittura con delle compatibilità strambissime, perché c'era tipo Torchlight che funzionava solo con Ubuntu 12, perché avevi solo lì le sette librerie che serviva per farlo andare, quindi altrimenti ti tanti bei porchi. Allora, andando avanti, abbiamo qualcosa forse più interessante, che è una parte insomma dei videogiochi che ultimamente sono rimasti un po' in ombra, anche un po' generalmente, insomma, come tutto lo sviluppo open source free. Diciamo che negli anni sono stati, prima di tutta questa ambaradam dei giochi Windows e così via, dei porte, quello che c'era su Linux erano praticamente riedizioni libere di engine aperti, di magari di videogiochi classici, che venivano riprese, insomma, dei sviluppatori appassionati che sviluppavano questi simil cloni o altri giochi, insomma, ispirati a titoli molto, molto interessanti come Quake, Warcraft, gli anni Civilization, Super Mario, usando anche tipo la Tux, che era la mascotte. Infatti sia il titolo molto simile alle piattaforme di Mario, che quello magari simile a Mario Kart e così via, sono liberamente disponibili, giocabili e scaricabili. Infatti negli anni scorsi abbiamo dedicato un po', durante il periodo Covid, qualche serata online, infatti insomma, per visionare un po' questi titoli che normalmente insomma, sono un po' nell'ombra, forse parte Super Tux Kart, che ha insomma, una sua popolarità, infatti sta andando avanti con lo sviluppo negli anni, ma sicuramente dare un po', sarebbe una bella cosa insomma dare un po' di spunti anche di insomma di trovare persone magari che hanno voglia di lavorare su questi titoli negli anni, ecco, insomma sembra anche una bella cosa perché c'è una bella varietà, magari dopo andiamo, ci rifacciamo tutto il bel giro dei link così andiamo a vedere un po' quali sono questi titoli. Ecco, questa un'altra alternativa, infatti, che è venuta fuori dopo qualche anno insomma, di sviluppo delle normali distro, si è pensato a cominciare a fare insomma, questi layer di conversione di quello che era l'ecosistema e il codice Windows, no? Perché, insomma, mi ricordo che qualcuno ha menzionato, mi sa Claudio, Play on Linux, che era praticamente una piattaforma che va a racchiudere quello che può fare un Wine e ti presenta praticamente un'interfaccia grafica che ti semplifica tutto quello che è l'utilizzo di questo Wine. E diciamo che anche qua tante aziende negli anni purtroppo sono concentrate un po' sullo sviluppo di questi layer piuttosto di continuare a fare implementazioni native, che insomma, da una parte è una risoluzione di un problema, dall'altra purtroppo è quello che fa, cioè, un po' scemare, ci cioè, fa andare un po' nell'ombra tutti i bei progetti open source che sono stati fatti negli anni, tutto l'impegno che insomma, è stato investito nei titoli nativi, ma insomma, qua purtroppo stiamo parlando inevitabilmente di aziende che pensano insomma, principalmente a benefici di vendita commerciali, quindi inevitabilmente hanno scelto la via più facile per quello che è insomma, il supporto dei videogiochi negli anni, quindi questa è diventata un po' la via principale, ecco, attualmente negli ultimi 3-4 anni, penso che pochi portativi, sempre più utilizzo di Proton. Ecco, diciamo che qui Steam sta facendo dei grossi investimenti, c'è cioè l'azienda che dicevo prima che è la proprietaria di Steam, la Valve, e da anni sta sviluppando sempre di più questo layer a 360 gradi, quindi cosa offre attualmente? Si offre sia un ecosistema di vendita da una parte, ma dall'altra parte offre sia distribuzioni di Linux, sia distribuzioni, cioè, implementazioni sui driver, su quelle che sono le configurazioni dei titoli e su quella che è la compatibilità del software Windows per i videogiochi.
E questo per loro sta diventando insomma la principale soluzione per tutto quello che è l'ecosistema e sta funzionando molto bene perché insomma le quantità di titoli anche molto nuovi che escono in tempo reale sono sempre più probabilmente compatibili col client, quindi si arriva sempre di più a scemare quello che è la differenza, insomma, sulla scelta del sistema operativo per il gaming, quindi insomma, questo sicuramente va a aumentare la libertà di scelta anche dei videogiocatori di prendere e dire di sperimentare anche quel sistema operativo Linux grazie a questo intervento. E qui va citato anche l'impegno di sviluppatori indipendenti come questo signore che si chiama Glorious Eggroll e dei suoi consociati che su GitHub vanno praticamente a sviluppare man mano che escono i titoli nuovi anche adesso in collaborazione con le case di software che abbiamo citato prima che stanno comunque collaborando con Proton e per trovare insomma per riuscire ad avere una compatibilità quasi alla data di uscita al giorno in cui i videogiochi escono che era una cosa che era un po' sempre un problema su Linux negli anni, che tu arrivavi, magari arrivava il nuovo titolo a cui volevi giocare, dovevi aspettare anche degli anni perché non c'era la compatibilità, non c'era il layer, mancava il supporto per il DirectX e così via. Quindi se ti ritrovavi a dover aspettare magari anni, adesso anche spesso e volentieri esce un titolo, magari una settimana o due, e escono fuori già le patch per i titoli, per insomma renderli funzionanti, insomma, che è una cosa che su Linux proprio non succedeva manco morto tempo fa. Insomma, questo è un po' quello che è il grande vantaggio di oggi con Proton, insomma, che i giocatori su Linux hanno. Questa è un'altra cosa interessante, forse per un po' punto di vista, un po' sempre della rivisitazione storica, ecco, dell'emulazione, delle vecchie console e così via. Questo progetto molto interessante si chiama RetroArch, come vedete. E questo praticamente è un multiemulatore, ha un sistema che praticamente ti permette di caricare la tua console, cioè l'environment della tua console, con quelle sono eventuali BIOS che sicuramente avete scaricato dalla console che avevate e così via. Esattamente come le cartucce, i CD. E, insomma, per poter giocare magari con la console che avete messo via per anni, che vi fa nostalgia lì, che è messa da qualche parte, insomma, nell'armadio che prende polvere, insomma, RetroArch con facilità vi permette, insomma, di riprovare un po' l'ebbrezza della gioventù del videogioco di un po' di anni fa, perché qua magari dopo andiamo a vedere anche un po' il software, anche i siti a fine della presentazione, giusto per fare un po' la panoramica di quello che è il funzionamento, insomma, della facilità, anche se mi sa che questo non ce l'ho più configurato, ma insomma, vediamo un po' anche magari in forma video direttamente. Ecco, un'altra cosa interessante degli ultimi anni è stato un po' anche lo sviluppo di quelli che sono i PC portatili, le console portatili su base di architetture PC, piuttosto che di quelle che erano fatte anni fa, che magari erano state fatte da Nintendo e così via, dalle case costruttrici che erano completamente chiuse. E negli ultimi 2 o 3 anni si è aperto un po' questo panorama delle open console, di architetture aperte, insomma, di console, che hanno magari sistemi operativi Windows o anche in questo caso un sistema operativo Linux molto tarato. SteamOS su Steam Deck è assolutamente completamente tarato per il dispositivo per il quale viene venduto, viene tarato assolutamente per tutti i videogiochi che possono essere venduti sulla piattaforma, insomma con Proton. Quindi praticamente cosa succede? Un utente anche medio si ritrova quello che è un dispositivo Linux che volendo può anche utilizzare come un PC, perché effettivamente è un'architettura PC, che tuttavia è anche una console facile da utilizzare per i videogiochi, insomma, cosa abbastanza, insomma, importante se andiamo a pensare che comunque normalmente un utente Linux comunque deve avere una certa esperienza con la piattaforma per riuscire a utilizzare il proprio dispositivo, qui va a scemare quel problema perché se
tutto quello che viene costruito attorno alla piattaforma viene tarato per il dispositivo. Quindi non si ritrova questo problema, prende, insomma, acquista i titoli, decide, vede quelli che sono compatibili, acquista i titoli e gioca direttamente, senza avere grattacapi o pensieri come succedeva negli anni o come puoi avere con i PC, insomma, o con Linux un po' in generale. Bene, mi sa che era un po' tutto a livello di quello che è la panoramica di quelli che sono i prodotti e quello, insomma, le soluzioni disponibili. Io direi di darvi uno spazietto, insomma, per le domande eventuali, se ne avete, e poi andiamo a vedere un po' di cose, dimostrazioni. Se ci sono curiosità, domande, dica. La distribuzione è una vallata per cui mondo piuttosto che Allora, secondo me, allora, osservare sicuramente conviene usare una distribuzione che è comunque client-centric, cioè una in cui sai che hai un buon supporto per il lato desktop, perché quello, insomma, è essenziale, essendo che comunque sono tutte applicazioni che girano sul lato desktop, quindi tu puoi usare qualsiasi derivata del Debian, di SUSE, di OpenSUSE, di ARC, insomma, quella con cui ti trovi meglio, perché inevitabilmente questo è un ecosistema in cui ognuno ha delle preferenze. Ci sono de delle distribuzioni molto specifiche che si possono usare, che c'era questa variante di OpenSUSE, che adesso mi sfugge il nome, che addirittura era proprio tarata per le schede AMD di qualche anno fa. Cioè, si trova, si può cercare qualcosa di molto specifico, ma non è necessario, ecco, cioè, spesso. Cioè, che comunque la distribuzione di scelta normale generalmente funziona bene, salvo casi particolari, perché ovviamente se cerchi di videogiocare con Kali è stato fatto qualcos'altro, questo è un po', insomma, un po' come cerchi di usare il desktop con Kali in generale, ecco, non essendo una distribuzione incentrata ecco, serve una distribuzione incentrata sull'utilizzo del desktop e delle multimedia, insomma, che abbia queste compatibilità. Mi sembra anche Fedora, una distribuzione, una Sì. theme specifica per il gioco, e forse anche Ubuntu Studio era già Ubuntu più Studio sviluppato era per più sul lato grafica grafica multimediale, sì, e no. No, penso, guarda, Ubuntu conviene usare quello comunque di derivazione normale, perché Ubuntu Studio è proprio uno studio multimediale molto tarato. Cioè, l'ho usata negli anni un po' per fare altre cose, produzione. E hanno kernel a bassa latenza e cose che Allora, sono che potrebbero litigare con la cosa, quindi non è proprio perché anche all'audio a bassa latenza, gli ASIO già preinstallati, quindi diciamo che se non sai muoverti bene tra tutti i driver audio e così via, impazzisci. Beh. C'è altro? Vogliamo fare un po' una panoramichetta di quelli che erano i link che abbiamo visto prima, magari un po' per vedere un po' anche su quello che erano i link, vabbè, le distribuzioni, vabbè, qua c'è una guida starter su Reddit, non so se conoscete questa piattaforma, insomma. Eventualmente blocchiamo. Ah, hanno spostato addirittura la cosa su Wiki. Non abbiamo aggiornata, vediamo. Questa è, sì, ok, la nuova Wiki di Linux Gaming. La vediamo assieme per la prima volta, insomma. Ovviamente un po' tutto in inglese, ma ecco, diciamo che vi fanno anche qua un po' la panoramica di quello che è, dove andare a vedere la compatibilità, eventualmente anche l'Utris è molto interessante, che poi lo andiamo a vedere nella pratica, che è un altro un po' come Play on Linux, che ti va a fornire quello che è un po' un front-end per Wine, e insomma una soluzione, ti fa tutto il discorso del sandboxing delle bottiglie, insomma, di tutto bello diviso, tutto bello richiuso nel suo ecosistema, così non ti va a
a disturbare la tua normale distribuzione. Poi diciamo una cosa di cui io normalmente non parlo, ci sarebbe anche la strada delle VM, ecco. Cioè, se proprio uno vuole andare su quella sull'extremis, si possono usare le macchine virtuali e c'è la possibilità del cosiddetto pass-through, quindi di passare addirittura con due schede grafiche o con una grafica integrata e una insomma dedicata, c'è la possibilità di avere in esecuzione comunque sotto la normale distribuzione Linux e con sopra una macchina virtuale con Windows che avrà dedicata insomma la scheda grafica. Questa è un'altra cosa che si poteva insomma menzionare già che siamo qua. Come vedete qua la distro non ve la consigliano, cioè effettivamente qualsiasi derivata delle principali andrà benissimo. E insomma, sono un po' di spiegazioni insomma, per iniziare, per fare delle scelte insomma, oculate. C'era nella FOC, vediamo. Insomma, le prime informazioni, insomma. Sì, io ho due Dimmi. domande. GOG, di cui Sì? parlavi prima, Beh, magari andiamo a vederla già che ne non parliamo mi di ricordo che l'avevo fatto Google. una volta, ma per scaricare giochi così. Ma era una community, cos'è che era di preciso È fondamentalmente uno store, cioè è una piattaforma in cui tu vuoi fare acquisti di titoli. E la cosa questo gioco? che Perché questo gioco? la contraddistingue è che generalmente non sono free. Erano i miei erano tutti free l'altro sito. No, ecco, mi sa che era Era un altro sito l'altro allora. No, sito, ma questa è una piattaforma solitamente commerciale. La cosa di buono che ha, qui tu l'acquisto che fai e poi. Cioè, diciamo, essendo senza DRM, che tu lo prendi sul tuo computer, su quello di un amico, se tu vuoi prestare il titolo o vuoi copiartelo su tutti i PC di casa, usarlo dappertutto, qua non hai un account che devi loggare. DRM sarebbe Digital Rights Management, cioè è praticamente una licenza vincolante che praticamente secondo la quale tu ti devi comunque autenticare a quella licenza per poter utilizzare il titolo. Quindi che poi ti permette effettivamente di usufruire del videogioco, perché quello che tu acquisti su Steam o su altri molti store digitali attualmente non è un titolo, cioè tu non acquisti il titolo per sé, ma tu acquisti una licenza d'utilizzo fondamentalmente. La seconda domanda è, vogliamo un titolo di un videogioco che è nativo per Linux? Per esempio, non so, no, va bene, non è, Beh, è una curiosità tecnica, uno a caso che sia compatibile con Linux, nativo proprio. nativo proprio mi sa che Non mi sono rimasti soprattutto quelli open source attualmente, guarda caso. nativo, ma che sia nativo per Linux, ma è ovviamente anche compatibile con Windows. Vabbè, Ma tipo una sì, copia famoso tipo. questi open source. Aspetta, però devo tirarteli fuori dall'archivio perché mi sa che io Io mi ricordo che c'era avevo tipo, disinstallato un bel po' di io mi roba. ricordo Saints Row 4, mi ricordo che era Quello quello, sì, ecco, che era un gioco possiamo abbastanza famoso per Fare un po' una carrellata di questi, quindi addirittura ti permette qua sul client, ti permette di vedere sul client di quello tutto che. Questo mi sa che è mio fratello che si sta accendendo il PC di casa, quindi abbiamo anche il suo account. Sì, beh, comunque non è tanto importante quello gioco. E la Allora, domanda. Dead Island, uno dei Ecco. famosi, Killing Floor 2, era uscito per Linux nativo, no, questo no, mi sa nativo no, Dirt era uscito nativo, vediamo, poi qua sono tutti quelli nativi che avevo, ovviamente ne ho qualcuno, ecco, no, ma E questi basta. non erano attivi, mi sa che mi sta fregando col discorso di...
del layer di compatibilità, perché mi sta dando anche quelli che sono non nativi, ma che sono verificati, quindi me li dà come Ransom Linux, anche se questo non è un titolo che era uscito, me lo sta dando compatibile perché io ho il layer di compatibilità attivato. Vediamo se Se siamo. uno ha un computer vecchio, vecchio vuol dire Aspetta, che mi faccio la domanda, che più o meno è simile. La domanda mia è questa, che ho un gioco nativo per Linux, ho il mio computer con le sue caratteristiche, nuovo con Windows 10 preinstallato, okay? E ci installo questo gioco che è nativo per Linux, ma lo posso installare anche su Windows 10. A questo computer gli tolgo Windows 10, gli metto Linux e ci installo questo gioco. Che differenza ci sarà di prestazioni fra, secondo te, fra... Sono estremamente variabili titolo per titolo. Diciamo che siamo un 30-70 di situazioni in cui il 30% sarà in cui le prestazioni migliorano, un Ok. 70% in cui Quindi le che ci metti prestazioni dentro? peggiorano. Cioè, bene o male, siamo lì. Cioè, io dico, tolgo Windows, ci metto una distribuzione Linux Sì. leggera, abbastanza compatibile, Sì. tipo Linux Mint o Ubuntu, una cosa così. Quanto sarà meglio rispetto a Windows 10? Secondo me. Cioè, dipende, è tutto da vedere. Dipende solitamente dal titolo, che hanno compatibilità e implementazioni diverse, perché tu vedi, cioè, ci sono titoli che erano stati sviluppati con dei recodificatori di quello che era il codice nativo. Dei titoli che erano sviluppati dal codice nativo e poi tradotti perfettamente uno a uno, che quelle sono le situazioni in cui magari Linux ha prestazioni migliori perché era stato tradotto in un modo migliore, o situazioni insomma diverse che rendono Linux migliore, ma per sé non è una battaglia vinta. La battaglia vinta è proprio avere questa scelta, cioè, di poter avere il titolo su Linux. A livello di prestazioni è largamente sì, come ti dicevo, un buon 30% dei titoli funzionano meglio, un buon 70% uguale o peggio. Insomma, diciamo che bene o male una percentuale è quella lì. Eh Dai, sì, toccava a lui. proviamo. Comunque, avendo un computer volutamente vecchio, con Sì. Linux 18, credo, a parte che sono più Cioè con appassionato Ubuntu di 18 intendi. Ubuntu 18, sono più appassionato di retro gaming, quindi Ok. questa piattaforma, questo sito che hai appena mostrato, Aspetta, questo è c'è Google. qualcosa che gira anche su computer vecchi, Beh, o è meglio andare sicuramente. direttamente su RetroArch? Beh, sicuramente qualcosina di questi titoli tipo Neverwinter Nights, quello per roba anni 2000, anche Playnest, c'è cioè anche questi che io avevo, poi hanno tipo qua, tu riesci a vedere quelli che sono i requisiti, però qua vedo che non ci sono, li hanno più messi i requirements, se ti dicono su che Ubuntu va dal 16, vedi 16-18 addirittura come Ubuntu. Titoli, insomma, quelli più classici, vedi addirittura, ecco qua dove sono i requisiti, vedi, ti chiede un processore con 2 core, 1 giga di RAM e la compatibilità con OpenGL 2.0. Penso che sia con computer di 20 anni fa non abbia alcun tipo di problema. Devi andare a ricercarti un po' i titoli, insomma, qui probabilmente ne troverai di più che in altri posti, perché comunque anche Steam è un client che pesa, quindi non avere il client che pesa in mezzo. Sì, probabilmente andrei qua e andrei su qualcosina open source. Vedere già RetroArch RetroArch lo devi installare dalla repository. Aspetta, mi ricordo neanche se o qui. Io avrei ce l'ho. su Sì, ce Raspberry RetroPie, l'hai. ci assomigliano abbastanza. Sì? Sì, RetroPie dovrebbe essere, non ricordo male, è proprio un'implementazione di RetroArch per i Raspberry, se tu vuoi vedere. Dovrebbe essere, se non ricordo male, ma potrei anche sbagliarmi,
Vediamo le guide. Forse retrovaggi forse l'arte Ma penso che... su Ubuntu, quindi. No, è il software emulation station che può stare su la stessa cosa. Esatto, principalmente volendo vedo che qua ti fanno installare anche, insomma. Ah, qua parlano di hardware, c'era anche qualcosa che devi vedere, c'è anche oltre proprio il software basta, volendo ti puoi installare. Vediamo se c'è i Debian qua, no? Vedi che è Sì, principalmente per lo un schema quello emulation che station per l'API. Sì, diciamo che anche questa insomma, non è male come alternativa, insomma, per fare retro gaming tra retro arc, retro pie e così via. Beh, questo Good Old Games l'abbiamo un po' visto, sì, anche questo per i PC vecchi va bene, e diciamo anche secondo me tanti di questi titoli qua, come Super Tux Cart che ti vai a vedere, che non hanno questi grandi requisiti di sistema, magari tra le FAQ. Anche se effettivamente TuxTuxCart ha aumentato un bel po' i requisiti, come vedete, un po' negli anni è diventato un po' pesantello perché hanno continuato a sviluppare, ma magari altre cose tipo più Cube, ma questi sparo tutto il vecchio stile, insomma, sono molto retro, possono girare anche su macchine molto, molto vecchie, ecco, insomma, anche altre cose. Qua c'è una lista di tanti titoli. Tra l'altro gratuiti, insomma di vari generi, imitazioni e no, insomma, anche Warforged che era un po' Xenotic, che avevano un po' insomma requisiti decisamente più facili da soddisfare, ecco, per PC vecchie, insomma c'è un po', e qua insomma essendo tutti i titoli open o free, bene o male, insomma, si riescono a provare senza dover acquistare, quindi insomma è un po' per farsi un po' un'idea di quello che riesce a fare il computer, insomma, questa è la strada secondo me. Bene. Allora, cosa stavamo guardando? Un po' la presentazione iniziale, i link, ah sì, cose native, sì. Diciamo che anche qua puoi vedere un po' dei titoli vagamente famosi, perché insomma Tomb Raider, insomma, quello uscito mi ricordo, che era, insomma, adesso hanno fatto tutta praticamente questa casa Feral, ha sviluppato tutte le versioni praticamente native, che hanno, mi ricordo, anche preso tanto, tanto il codice, anche Total War, che è una serie molto, molto famosa, molto importante, Life is Strange, sono tutti videogiochi abbastanza di un certo calibro. Loro bene o male anche XCOM, insomma, secondo questo è un altro titolo molto bello, gli Hitman, la reedizione nuova, insomma, loro hanno fatto un bel po' di titoli interessanti nativi, insomma, aziende su cui insomma, negli anni valeva pena di investire, ecco, poi ti tiravano fuori i titoloni, ecco, insomma, uscivano da poco, che giravano direttamente sulle macchine. Loro Aspyr ha un po' mollato da quel che ricordo, si sono spostati un po' più sull'ecosistema del Nintendo Switch e così via. Loro sì, un po' titoli che hanno già, che questo è un altro titolo molto famoso, Civilization, penso che chi gioca conosce Civilization, anche Knights o The Old Empire. Insomma, ci stanno dietro queste case qua, queste software house qui che facevano, insomma, vivevano. Inizialmente questi di Aspyr e di Feral erano partiti facendo i porting per i Mac, e poi insomma quando è cominciato anche la Valve a interessarsi all'ecosistema Linux, hanno cominciato anche loro, sono passati per un po' di anni insomma, a fare soprattutto titoli Linux, che insomma VP è un po' meno blasonata come compagnia, anche loro vedo addirittura che tanto titoli non li hanno neanche più in lista addirittura, perché hanno sviluppato a porta addirittura di The Witcher 2, che ai tempi è diventato un po' uno scandalino perché non era molto funzionante o funzionale, ecco, insomma, quando era uscito. E Steam invece lo possiamo guardare anche un po' qua per avere un po' la lista. Vediamo se adesso me li carica in modo corretto. Sì, comunque vedi, mi vede
e 500 abbiamo comunque della mia libreria che sta a 1000 qualcosa, 500 titoli di questa libreria sono nativi Linux. Diciamo che comunque io negli anni ho fatto un po' la cernita, ecco, tendevo a comprare più quelle cose che già funzionavano, ecco, sempre per avere la garanzia del supporto e così via. Vediamo un po' di titoli interessanti qua negli anni, magari cose un po' più famose. Vabbè, Borderlands abbiamo visto lì, che sono i titoli che avevano sviluppato Aspyr. Poi c'è tutta la serie di questa molto simpatica, di Bridge Constructor. C'era forse la collezione di Atari, probabile, sì, la Vault. Questo era proprio quello con tutti i giochi Atari vecchi, delle stesse Quasi mie. un giga di gioco. Eh beh sì, perché tutti gli emulatori che hai, questa bella interfaccia, no? Tutta colorata e così via, no? Perché tutti no. Vedi un po' di titoli, insomma, di quelli che erano inclusi, poi cioè, se mi ricordo c'erano parecchi dentro, che tu puoi avere 100, ecco, 100 titoli, più tutta l'emulazione, ecco qua c'è tutta la lista dei videogiochi di Atari inclusi in questo pacchetto, insomma. Mi ricordo che questo, tipo, io mi sa che l'avevo ricevuto gratuitamente perché facevo da tester ai tempi ogni tanto per le software house che magari cercavano utenti Linux attraverso le Reddit per provare, insomma, la compatibilità dei titoli, allora ti arrivavano chiavi gratis, intanto succede ancora, insomma, c'è tutta la lista di questo di Atari, poi cosa c'era? Interessante, vediamo, anche questo è un altro bel titolo più simulativo, costruttore di città. Beh, questo è il titolo più famoso di Valve. Questi sono tutti nativi, quindi sono anche Dirt 4, Dirt Rally è arrivato, questo era di Feral, l'hanno sviluppato loro, che è un simulatore molto famoso di rally. Insomma, un po' di cose interessanti. Ecco, lato, se proprio non volete, insomma, investire proprio nulla in titoli Windows emulati, ci cioè, avete comunque una vasta scelta ormai anche in questo, insomma, è stato un altro. Altro bel simulatore di guida, un po' più incentrato sul turismo, sul Gran Turismo e così via. Hitman che abbiamo visto di là, insomma, che è un titolo anche questo molto recente. Diciamo che ce n'è, ecco, insomma, ce n'è assolutamente una vasta scelta, ecco, insomma, sicuramente vi finiscono prima i soldi che i titoli da acquistare, ecco, questo ve lo assicuro, ecco, quindi. Eh beh sì, questo è tutto software commerciale, assolutamente. Ecco. Allora, perché questi li avevo già acquistati, se tu vai a vedere nella store page, tu hai praticamente di solito, ti fanno vedere i prezzi, ecco, vedi qua, 19 euro, ma ovviamente qua non c'è, su queste piattaforme essendo digitali nessuno compra pezzo pieno. Di conto c'è nessuno, ormai penso che i videogiochi a prezzo pieno li comprino tipo una nicchia di pochi appassionati che hanno bisogno proprio, cioè, di giocarsi il titolone il primo giorno, se no stanno male fisicamente, quindi devono investire 60 euro. Cioè, intanto l'ho fatto anch'io sta cagata, per carità, cioè, non è che Sei sono guarito. Una volta succede, sai che esce quella cosa che proprio sai che è quella che vuoi, e la compri, cioè non è che. Insomma, ci caschiamo tutti un po' in modo diverso. Ecco, questa è un'altra serie molto interessante, anche questa è completamente nativa, insomma, dal primo al terzo titolo. Insomma. Tra l'altro è sviluppata anche internamente dallo studio. So che sono anche di Kiev questi qua, tra l'altro. Se non ricordo male, almeno una parte. Poi vabbè, vediamo, Payday è stato un altro titolo molto, molto famoso negli anni. Insomma, ce ne sono, cioè, per cui ecco, tutta la saga di Saints Row, che diceva il nostro amico prima, dal 2 al 3, al 4 e lo spin-off del 4, insomma, quindi, diciamo, per avere un gioco simile a GTA completamente nativo, insomma, è stata una cosa abbastanza interessante. Insomma. Che qualche sparatutto che ho conosciuto, insomma, un po' di cose, ecco. Diciamo che c'è stata una bella scelta, ecco, insomma, negli anni hanno
con l'evoluzione dell'ecosistema dal 2008 in poi, insomma, questo è diventato sempre più popolata, ecco, questa libreria, ecco, questo è il famoso port che dicevamo prima, di The Witcher, ecco, questo è un po' tutto quello che c'è, lato insomma di quello che si può acquistare su Steam, completamente nativo, senza il layer di compatibilità. Invece se poi noi andiamo a vedere, insomma, abilitare il layer di compatibilità, e normale, senza per tutti i titoli, avevamo partiti da 520 titoli, vediamo quelli approvati quanti sono. Partire dai 520. Ecco, siamo passati a... Adesso io non ci vedo più, qua quanti sono in più. Ecco, ci siamo passati da 500 a 998 titoli. Poi se tu vai a vedere, abilitare la compatibilità anche i titoli che magari te li puoi provare perché tanto sono nella tua libreria comunque, dovrebbe arrivare ai 1000 qualcosa che sono tutti, insomma. Che probabilmente non funziona, buona parte di questi 100 magari non funzioneranno, ma comunque insomma nessuno vieta di... Queste librerie, quelle pronto di parlare prima, nel senso. Sì, questa è la compatibilità con Proton, esatto, della libreria di Steam. Sì, questo è Steam. Steam che normalmente che ha il client da un po' su Linux. Quindi quando tu fai partire il gioco da Steam sa che devi usare quelle librerie lì. Esatto, cioè Steam si vede, guarda questo gioco Phantom Pain è di coso, allora installa Proton, la sua versione di Proton di solito scelta, vabbè io adesso lo sovrascrivo perché cioè, ormai ho Basterà il esperienza. client di Steam e si arrangia lui, in sostanza. Sì, praticamente sì, buona parte si arrangia lui. Comunque la cosa che conviene per Proton è comunque, vabbè questo è andato in malora, aspetta andiamo qua. Cosa che conviene guardare, vediamo se l'ho messo qua nella parte di Proton, è comunque il ProtonDB, perché sul ProtonDB tu hai, cioè quello che tu puoi non sapere da Steam, perché Steam ti dice, vabbè, funziona tutto, è ciaone. Qua invece hai la possibilità di avere feedback da quello che è l'utenza, no? Quindi ti dice effettivamente di tutti i titoli, guarda, questi sono supportati, questi no, tu volendo puoi fare il login con la libreria tua, con l'autenticazione di Steam, puoi andare, non so, a cercare Grand Theft Auto, no? E andare a vedere, insomma, che Vice City ha questa compatibilità, San Andreas ha questa compatibilità, GTA 5 adesso ha una compatibilità ora, quindi è funzionante, funzionante, però guarda, devi fare questa cosa, devi passare a Proton Experimental. Ti dà oltre insomma alla compatibilità, insomma sicurezza di capire il funzionamento a prescindere insomma di quelle che sono le tue conoscenze, ti dà eventuali informazioni, guarda dovresti fare questa, cambia questo setting e così via, vediamo andare più, perché questi sono quelli del deck, poi in fondo adesso hai anche le compatibilità proprio con i PC e ti dicevo, in questo caso ti dicevo usa o Proton il custom, ti dice di usare magari, puoi provare a utilizzare queste opzioni di lancio, puoi usare Game Mode Run che è un software che tra l'altro è interessante anche questo perché di Feral che hanno praticamente il cosiddetto Game Mode che l'ha poi anche implementato qua in Arc, praticamente cosa ti fa? Ti va a impostare determinate variabili di sistema, i power level, insomma, per il gaming direttamente dal software, insomma, senza che tu debba essere un power user Linux, configurartelo, capire cosa servono le opzioni e così via, hanno scritto questo software, insomma, che volendo può essere installato, insomma, che ti va a migliorare, insomma, ma marginalmente, almeno quantomeno le prestazioni, insomma, dei titoli, insomma, è quello che è tra queste cose, insomma, su ProtonDB tu puoi capire tutte queste cose, cioè puoi avere tutte queste informazioni extra, puoi vedere esattamente con quale distribuzione, tra l'altro, gli utenti, con quale kernel hanno fatto le prove, quindi puoi cercare la tua configurazione, confrontare.
sapere che con questo driver di Nvidia qua avrai più problemi, quindi magari ti conviene aggiornare o se hai una scheda magari su una migliore sicuramente avrai meno problemi a lanciare il titolo, così via, cioè sai, ti fai anche un'idea un po' più approfondita di quello che è lo stato della compatibilità del titolo. Ecco. Cos'è che non abbiamo visto ancora un po'? Dimmi. Prima avevi aperto mi pare Witcher 2 che c'era Witcher 2, sì. non c'era scritto installa ma c'era un'altra cosa Perché c'è il computer di mio fratello attaccato a casa. Questa è un'altra cosa che possiamo infatti vedere, se potrebbe essere interessante, che l'in-house o anche l'out-house streaming, che insomma è un'altra feature di Steam. Praticamente cosa ti permette? Praticamente ti permette di avere anche un PC Windows o anche un altro PC Linux semplicemente più potente e di fare la trasmissione di quello che è il video e dell'input a un altro dispositivo e ti permette di giocare con quel computer. Anche su, insomma, magari sul cellulare, anche fuori di casa, insomma, in base a come è impostato, o magari a bassa latenza, piuttosto di utilizzare il PC che magari è in camera, a letto, in studio, Dio sa dove, voglio sedermi davanti alla TV e giocare da lì. Mi installo l'app di Steam su Android, sulla TV, e faccio lo streaming dal PC e mi posso giocare nella mia sala da pranzo piuttosto che dover andare nello studio. Quando l'hanno messa questa cosa Ah, qualche anno fa, 2 o 3 anni fa, sai, abbastanza. che si potrebbe se uno ha un grande computer o tanti computer lo potrebbe Sì, condividere magari se tieni da tuo riutilizzare PC da gioco con Windows e ti puoi perché evitando streamare dal tuo la latenza portatile. dopo Scusami, dimmi. c'è il problema della latenza trasmettendo un Ma servizio. sicuramente non è la stessa cosa che giocare direttamente davanti al computer, però su titoli di questo genere che si giocano principalmente magari con il joystick e più l'esperienza un po' più rilassata, vai a diminuire i frame per secondo, quindi non vai a sentire tanto quella latenza. Sicuramente qualcosa ti si aggiunge inevitabilmente perché stai facendo uno streaming video da un altro posto. Però non è così critico, ecco, insomma, rimane comunque un'esperienza abbastanza godibile a un livello così di utilizzo casuale, casalingo, insomma, senza troppe pretese. Ovvio che se cominci ad andare nel videogioco Ci sono competitivo. delle aziende che valorizzano la capacità computazionale per giocare con questi. Allora sì, attualmente negli ultimi anni un'altra parte che si sta sviluppando abbastanza con insomma, risultati abbastanza variabili. In base alle aziende, perché addirittura questi servizi di cloud diciamo che sono tanto dipendenti però dalle connessioni di casa, ecco, quindi insomma dalla stabilità di quelle, quindi inevitabilmente attualmente hanno un po' quel problema lì, ecco, diciamo che ci stanno riuscendo secondo me al meglio quelli della Microsoft attualmente, perché hanno proprio integrato nell'abbonamento, mi ricordo, di Xbox. Come cavolo si chiama adesso Xbox Gold, che è Xbox Live, come è cambiato nome 60 volte, nel loro mega pacchetto tu hai anche opzione su certi titoli di fare direttamente gioco in streaming, che tu paghi questo abbonamento, insomma, mensile 10€, 20€, insomma, adesso non mi ricordo. Ovviamente, visto che non ci piace Microsoft, non andiamo a vederlo per nessun motivo, questo cosa Visto che hai menzionato i joystick, ci sono cose su quello. Sui controller. Diciamo che qua è un'altra cosa su cui Steam ti dà una grossa mano, ecco, perché tu vai a vedere anche sto io mocendo questo ragazzo qua, magari possiamo addirittura passare anche all'altra modalità che ha Steam. Cioè addirittura ti permette di essere controllata direttamente col gamepad. Volendo, partire insomma, utilizzare i titoli da qua, e un'altra cosa importante che ti permette è effettivamente anche la configurazione. Come vedi che adesso lui vede, cioè io uso un dongle un po' particolare, quindi addirittura me lo interpreta come se fosse uno 360, anche se questo è un controller wireless della Wii U, e ti permette anche nelle preferenze. Adesso vediamo, aspetta, torniamo indietro.
di calibrare, di finire anche i layout, quindi tu praticamente puoi rimappare il tuo controller per renderlo insomma eventualmente compatibile o simile a questo controller principale della 360 che è generalmente più compatibile con i videogiochi Windows e di conseguenza comunque. Comunque come vedete insomma ha la possibilità di configurazione anche per una serie di gamepad abbastanza insomma vasta dalla PlayStation alla Switch, al layout Nintendo, ai Joy-Con che sono provato a utilizzare nel tempo, quindi volendo si possono usare insomma una quantità di controller diversi, ecco. Stinti da questa marcia in più fuori hai possibilità, cioè ci sono software anche di cambio, di remapping, ma però sono insomma, essendo alternativo open source, ovviamente sono un po' più grezze, un po' più insomma difficile da configurare, ecco, insomma. Generalmente, cioè diciamo che essendo che comunque adesso sono da qua, se riesci a farlo, puoi attivare i prodotti, no, magari dalla normale interfaccia di Steam, tu hai anche la possibilità di aggiungere giochi non Steam, cioè esecutibili esterni a Steam. Che ti permettono di utilizzare questi layer di compatibilità per i controller e così via, cioè, e poi la possibilità di, non so, di far partire, che ne so, Runner 2 o Super Tux Kart o Sonic Robo Blast, quei giochi non di Steam, che adesso si è perso, giochi esterni, qua c'era un filtro forse. Papà, no, allora vediamo, ci siamo. Super Tusca. Eccolo qua. E adesso io praticamente invece di utilizzarlo dal desktop dovrei avere insomma la compatibilità del controller. A parte che vabbè, tu per Super Tuxcart ce l'ha abbastanza buona di suo, però vedi, c'è cioè, i tasti mi sa un po' i suoi. Ti permette insomma di utilizzare anche direttamente con quello che effettivamente puoi andare a vederti la compatibilità con quello che è. Cioè magari tanti titoli non ti permettevano di usare, hai un problema con un titolo esterno che non ti fa usare il controller, questo ti aiuta insomma in quel senso lì aggiungerlo qua attraverso Steam ti dà quella cosa in più. Che è compatibilità generale, insomma. Diciamo che se devi fare un acquisto nuovo, ti conviene buttarti sul vecchio pad della 360 col cavo, che è quello che è proprio prova di bomba, che più non si può. Solo l'open source anche per lì, Ma sono già integrati nel kernel, cioè sì. i controller un po' più vecchi sono tutti quasi integrati. Questi dalle Nintendo, Wii U dovrebbe essere, non dovrebbe non servirmi il dongle perché dovrebbe essere già integrato benissimo col Bluetooth, quindi si può utilizzare anche quello della PS3, quello della PS4 sicuramente hanno già driver nel kernel, se il kernel è aggiornato. Poi dipende, ecco, cioè, abbiamo detto la cosa importante, se il kernel è aggiornato, se hai Ubuntu 16, salvati cielo, salvati tu perché lì, ecco, no, lì ti caschi male perché avrai i controller inevitabilmente saranno compatibili principalmente quelli con la spina USB, perché qualsiasi cosa vale già comincia a essere un po'. Ecco, diciamo che generalmente se si vuole giocare con cose moderne, il kernel, le cose aggiornate. A parte, vabbè, a parte Ubuntu che vabbè, è anacronistico, ma usando insomma Steam e così via riesci insomma, un po' a sopperire quei problemi, ecco, insomma anche dei controller. Insomma, diciamo che i loro investimenti ripagano negli anni, insomma, tutti questi layer di astrazione, di supporto per periferiche e tutto il resto, insomma, di interfacce, insomma, sono partiti da questa big picture mode e poi insomma hanno sviluppato sopra. Tutto il software che hai su Steam Deck, no? Anche il browser web, cioè puoi andare a vederti cose, insomma, anche fuori da quello che è il videogioco per sé. E, insomma, ti soddisfa come risposta? Sì. Insomma,
Per carità, poi si possono fare, conviene, cioè in base a quell'hardware che hai a casa, conviene approfondire, insomma, ecco, perché dipende lì dipende tanto, ecco, dall'hardware che hai. Più moderno è, più inevitabilmente puoi avere problematiche, ecco, insomma, come col solito con Linux, ecco, penso. Il ventaglio per Retropile l'ho provato e uso ogni tanto un adattatore Sì? USB con il controller Beh, non un gran bel controller, GameCube. cioè, per Però dire. l'unico problema che hai è che con tanti emulatori hai difficoltà perché a tutti i tasti fanno select. A tutti i tasti? Fanno select. Ah, ok, è A vero, sullo stato. perché E quindi c'è. sulle Cioè. piattaforme da tutti. Però Beh, funziona. tipo, sicuro che con RetroArch magari puoi impostare anche combinazioni di tasti, Sì. riesci a sopperire. Anche quello è un controllo un po' particolare, ecco, cioè sono stato un po' rivoluzionario ai tempi, quello di GameCube. Ok, vediamo che ora si è fatto. Bene, cos'è che guardavamo? Apo Game Mode, siamo passati, abbiamo visto Proton, e un po' quelli che sono i titoli. Cos'è che non abbiamo ancora visto? Beh, un po' di cose open source, poi io ne ho un po' installate, ci ho acceso anche Super Tuxcart. Diciamo che c'è una bella scelta, ecco, insomma, se uno si vuole, insomma, come all'inizio vuole provare un po' di titoli vari, cioè anche nel mondo open source ce n'è di scelta, ecco, insomma, beh, abbiamo visto la lista, dai, insomma, qua. Poi questa dispensa cioè, è libera, disponibile, insomma, io ogni tanto lo aggiorno questo swatch, quindi può essere usato un po' come base, insomma, di ricerca di quelli che sono i titoli. E Wine, oddio, questo era interessante più nel passato che adesso, ma sono più che altro per il visionismo storico. Su Wine vedi addirittura un'interfaccia che ha anni 80 di suo, cioè, cos'è World of Warcraft? Questa è una cosa sì. Qua mi sa che proprio già non neanche mantenuta perché l'application database, vediamo insomma quanto. Ecco, da World of Warcraft 9, che non so quanti anni fa era, insomma. Vediamo. Sì, qua vedi c'è Junior, ma ancora lo stanno provando, ecco, su Gento addirittura, parlando di distribuzioni che forse è meglio evitare quando puoi via giocare. Invece ho pensato un altro di quelle un po' più umane, quindi se utilizzare, bene o male vedo che comunque qualcuno ancora mantiene anche questi livelli di compatibilità più semplici di Wine. Bene, qua abbiamo, ecco, Glorious Regrol, magari possiamo andare a vederlo brevemente, per farvi vedere quanto lavoro fanno questi signori con le release. Ecco, addirittura fanno fix di regressioni di GS5, qua altre cose nuove, no? Tipo, ecco, Overwatch 2 che l'hanno rilasciato così qualche mese fa, fanno fix in tempo reale per titoli nuovi, no? Rimuovono anche quello che non serve più, per gli ECI che se ne va. Per titoli che sono appena usciti, ecco, questo mi sa che era uscito un mese fa. Fanno insomma un bel lavoro di quello che è il mantenimento della compatibilità dei titoli più nuovi, insomma, spesso finisco per usare anch'io questa versione qua di Proton che praticamente invece di essere inclusa già in Steam, questa tu praticamente la devi installare direttamente dentro il suo ecosistema, nella sua cartella, dove era. Poi ci sono anche le istruzioni, se non ricordo male, c'è la compatibility tools, dovrebbe essere qua, questa cartella qua della cartella di Steam, e tu praticamente puoi trascinare qua dentro le release di Proton G o altre release custom di Proton, e poi praticamente tu quando vai a scegliere un titolo nelle sue impostazioni anche del titolo, vediamo proprietà. Puoi forzare praticamente una versione specifica di Proton e escono fuori tutte quelle che Valve mantiene, inoltre a quelle che tu vai a inserire lì in Compatibility Tools per Steam, magari per qualche titolo nuovo, cioè adesso mi ricordo magari è il titolo
Andremo a fare la dimostrazione dopo Cyberpunk, mi ricordo di averlo scaricato, forse Proton qua. O forse ho usato l'experimental, adesso non mi ricordo cos'era, ecco, sì, infatti. Sperimentale di proprio diretta di Valve per poterlo utilizzare, altrimenti non era funzionante. Ma adesso magari passiamo a questo. RetroArch, vediamo. Beh, questo è il sito principale, qua ti fanno un po' la panoramica principale di quello che è le features del software, cioè un'interfaccia, ma non so se è uguale a questa di RetroPie. No, credo che lo pari sì, con il station Ah, ok, come base, quindi non usa RetroArch, ma è una cosa. Beh, effettivamente mi sa che c'è, dovrebbe esserci anche qua il download per x86, però dovrebbe esserci anche quello per non x86, ecco, si può installare su Pi, su Android, se non un po' dappertutto ormai, si fa di RetroArch anche su Steam, addirittura sulle Xbox si può installare, sulle PlayStation si può installare dappertutto, io ce l'ho sulla Wii U addirittura a casa mia. Quindi ecco, diciamo che è un software molto compatibile, insomma, molto semplice da utilizzare, insomma, se avete insomma, vecchi sistemi da emulare, è una scelta abbastanza solida. Dimmi. Dopo per inserire le ROM, la cartella. Sì, ha delle cartelle standardizzate, da quel che ricordo. Vai a vedere, vediamo su Arc, ma io mi sa che ce l'avevo sistemato da qualche parte, adesso non ricordo neanche io, e poi vai a vedere. Cioè. No, mi sa che più io gli emulatori ormai li avevo purtroppo abbandonati, quindi purtroppo non riesco a farti vedere. Comunque tu quando vai a aprire Sì. RetroArch, adesso. Tu, quando ti vai a fare le tue configurazioni, se ti vai a installare, ma mi sa che, no, mi sa che questo era, cioè che mi sta disturbando il joystick qua, l'interfaccia, allora, perché abbiamo troppe cose accese, Steam che si prende il driver, RetroArch che si prende il driver, e il joystick non capisce più un cazzo, e figurati se. Anche RetroArch secondo me non sta capendo una mazza, non prende neanche la tastiera, cioè. Cerca, ciao. Del disco, meno destra. Beh, questa è una cosa un po' pratica. Perché è finito il dump del disco, non lo so. Vabbè, bello, abbiamo un bel problema con Steam quando si accendono insieme, vedo, se non si amano a quanto pare. Allora, se spegniamo Steam. Accendiamo RetroArch, tanto vediamo se la tastiera è tornata, no? Purtroppo essendo che vedi che non lo utilizzo molto, faccio un po' fatica anche a darti delle dimostrazioni di questi software. Addirittura ti devo cercare il dem del disco, mostramelo destro, poi cioè, ti prende pure per il culo, è fantastico. Niente, non vuole andare neanche nel menu del destro. Bene, direi che questa dimostrazione di RetroArch è fallita con successo. Potrebbe fare un approfondimento in separata sede, perché io veramente non l'ho più utilizzato, quello è il problema. Comunque, sicuramente di guide, di cose, per un software così popolare ne trovi anche in italiano, serenamente, per Linux, quindi sono sicuro che. Non avrei nessun problema a trovare dei tutorial di RetroArch. Bene. Ecco, insomma. Fare una dimostrazione pratica del gioco o qualcosa. Sì, adesso vediamo. Se abbiamo finito di fare il giro, direi di sì. Possiamo andare Lutris avete fatto? a fare. Lutris, mi sa che. Mi ricordo se non l'avevo inserito, mi sa di no. Cioè che me ne sono dimenticato esattamente come durante l'ultima presentazione, uguale, lui si è rimasto.
Diciamo che è un software interessante per sé perché ti permette di fare, se ti fa da grande aggregatore, ecco, oltre, ecco, infatti vedi, si prefigge come obiettivo quello di fare da aggregatore di tutti i tuoi giochi di Linux praticamente. È un software che ecco, ti fa accesso diretto a emulatori e varie cose, quindi praticamente cosa contiene principalmente di interessante Lutris? Una serie di script di installazione, praticamente tu puoi cercare il tuo titolo anche vecchio, non so, fammi un esempio di un gioco che vorresti provare. Dino Blast, vediamo se abbiamo uno script. Dyna. Vediamo se hanno un installatore. Abbiamo un Dyna Blaster Bomber, ma ecco, quel Dyna Blaster. E vedi, ti permette, ti fa, se tu premi installa attualmente, direttamente dal sito di Lutris, se tu ce l'hai installato, ti dice, guarda, mi piace questo emulatore qua, Libretro. Installa, apri. So, ecco, vedi, ti va direttamente all'interfaccia di Lutris, questa è l'interfaccia di Lutris, ti permette di installare, ti dice anche dove va a farlo, no? Eventualmente ti permette di creare sul desktop i collegamenti e così via. Allora magari creiamo un shortcut. Si va a scaricare, beh, vedi, RetroArch addirittura da solo. Vediamo qui. Praticamente cosa fa questo software? Si scarica tutte le eventuali dipendenze o i bisogni che ha per far girare il titolo, applica eventuali configurazioni, ti crea una sandbox sua per il videogioco e praticamente te lo fa con poche operazioni, di solito con zero operazioni da parte tua, ecco invece con cazzo. A volte però non funziona, quindi ecco, è stato bello, bello Lutris, cambia, proviamo con col MAME, ecco, vediamo. Per fortuna, come vedi, abbiamo alternative, questi script non sono stati verificati, quindi adesso sappiamo perché. Allora, senti, apri, riproviamo col MAME, magari qua abbiamo più fortuna con l'installazione del MAME. Eh beh, qua sì, qua inevitabilmente se... L'emulatore, sì. Diciamo che ti semplifica da una parte tutta l'installazione e la configurazione della cosa, dall'altra parte inevitabilmente, essendo tutte bottiglie isolate, scaricano installazioni e fanno, sobbrigano. Ovviamente se tu sai utilizzare già Linux meglio puoi farti qualche bottiglia tua o anche non usare proprio direttamente questi script di installazione, ma installare RetroArch e vedere che non funziona. Insomma, abbiamo fatto questo è insomma Lutris. Sì, diciamo che io lo usavo principalmente per Wonderlands, magari andiamo a fare un'azione per Wonderlands. Vabbè, questa addirittura no. Questo era. Ah, perché io avevo già l'altro script che mi ricordavo, forse quello di Borderlands 3, il gioco precedente, che era uscito. Aveva forse gli script di installazione già, ecco, fatti per la versione di Epic Games che mi serviva ai tempi, che già ti installa perché praticamente questo utilizza questo bellissimo formato di media video, come cavolo si chiama, di Windows per i video, che è ancora estremamente rognoso a livello di emulazione da Windows a Linux, quindi ha bisogno di questi DLL per funzionare il gioco. Quindi qua attraverso Lutris tu premi installa e ti ritrovi già tutto preconfigurato, ecco, pronto utilizzo. Questo è insomma il vantaggio di Lutris grande, quello lì che ha i script di installazione creati dagli utenti che ti semplificano un po' il lavoro, insomma, di quello che è l'utilizzo del videogioco. Infatti io qua ero partito, insomma, sapendo quali erano i passaggi, ecco qua nei pacchetti di installazione, quando è uscito il titolo
il seguito, diciamo, spirituale che è Wonderland, insomma, mi sono installato le cose, sapevo già cosa fare. E praticamente senza troppi grattacapi, ho un titolo che è uscito l'anno scorso, che quando era uscito, passate 2 settimane forse dall'uscita quando l'ho preso io. E adesso ve lo faccio vedere insomma, in diretta, funzionante. Installato sotto Wine lo store o Sì, lo è lo store e poi di conseguenza anche il gioco. Sì, perché non mi andavo ad aspettare, perché anche qua sto discorso di Epic è un'altra di quelle cose rognose. Ovviamente tra store si fanno la guerra e tipo queste erano esclusive di Epic per 6 mesi o cose del genere. Quindi non le prendevi se le volevi all'uscita, non prendevi il videogioco, ma adesso lo prendevi a comprare tipo a marzo, aprile forse di quest'anno, un titolo che è uscito ottobre o settembre dell'anno scorso ancora. Abbiamo anche l'audio, eh? Insomma, videogiochi abbastanza nuovi, beh, adesso stiamo anche registrando il gameplay, quindi tutto quanto, il PC, il video, quindi insomma inevitabilmente un po' rallentato da questa cosa. Insomma, sono videogiochi abbastanza nuovi, che sono funzionanti e compatibili sul sistema. Mi sto compilando ancora gli shader qua, inevitabilmente. Hanno aggiornato l'inverosimile ormai è poco. Sì, qua inevitabilmente la registrazione ci sta segando tutta la performance che avremo, purtroppo. Mentre disattivando la registrazione vai a avere, insomma, riesci a giocare benissimo, sicuro. Dimmi. Allora, qua io dovrei avere una GTX 1660 o 1650, una di quelle dell'Nvidia abbastanza recenti. Per giocare degnamente che budget Ah, guarda, guarda, ti dico, ho comprato la scheda video pre-crisi dei semiconduttori, quindi dopo so che la gente ha cominciato a piangere inevitabilmente perché i prezzi sono saliti alle stelle, adesso si stanno un po' stabilizzando. Io quando avevo preso questa costava neanche 200 euro e partita la crisi potevo rivenderla al doppio dei soldi, quindi onestamente, questa purtroppo è una domanda su cui non saprei dare una risposta attuale, ecco, perché non sto seguendo più il mercato di quello che è l'hardware adesso, ecco, quindi. Sembra meglio rivolgersi a un computer assemblato Ma oppure a una console, mi scrivi, eventuale. ah, dici tra console e un assemblato, ma dipende dall'esperienza che vuoi, secondo me, sai, e del budget che hai, cioè se tu hai dei budget limitati e vuoi giocare a una cosa sola, ti compri la console e tanti saluti, ma anche lì dipende, cioè se tu magari il computer già in casa ce l'hai o hai un portatile o cose, cioè sono situazioni tanto varie, ecco, che li vai a vedere. Diciamo che un computer è anche uno strumento di lavoro, è una console, è uno strumento di lavoro, non è, ecco, insomma, quindi se tu, insomma,
come molti qua dentro fate CAD, sviluppo web e cose varie, e ovviamente avere un PC già bello funzionante vi permette di fare il vostro lavoro e anche insomma di videogiocare eventualmente, insomma, come in questo caso. Non so che la sua parte ti permette di andare alle stazioni. Allora, diciamo che i vantaggi dei computer assemblati negli anni sono sicuramente l'aggiornamento delle prestazioni e la rivendita dei pezzi che tu vai a sostituire, con cui tu vai ad ammortizzare gli anni di utilizzo, perché anche, a volte anche ti va di culo, come ti ho detto, di questa scheda probabilmente l'avevo comprata a 150, si rivende ancora a quella cifra lì, ecco, addirittura grazie alla crisi dei semiconduttori. Diciamo che generalmente insomma hai delle buone potenzialità di rivendita entro i 2-3 anni e puoi decidere di spendere magari, non so, piuttosto di ripartire dalla cifra per non dico un decennio, ma 5, 6, 7, 8 anni riesci ad avere, facendo solo aggiornamenti il computer, avere comunque una situazione valida, ecco, insomma. Poi dipende anche da piattaforma, cioè conviene scegliere attualmente sempre piattaforme AMD per i processori, perché le tengono per più anni, ecco, quindi sono più facilmente aggiornabili, mentre quello che succede ancora con Intel attualmente è che tu magari prendi acquisti il processore, hai una piattaforma che va bene per 2 anni e dopo devi cambiare scheda madre, che è una cosa dispendiosa. Qua la piattaforma Ryzen sono 4 generazioni che la tengono, cioè che l'hanno cambiata con l'ultima, quindi erano 5-6 anni di uscita di processori che avevano ancora la stessa piattaforma, in cui tu potenzialmente anche solo aggiornando il BIOS o la scheda madre, il firmware di quello che ti serviva, potevi continuare a utilizzare tranquillamente la scheda madre, la RAM e così via, quello che avevi acquistato anni fa, ecco, insomma, aggiornando quello che era l'hardware del computer piuttosto di acquistare. Ovviamente, insomma, la console è una console, cioè funziona per quello che deve funzionare, ecco, cioè se tu vuoi un prodotto, un hardware che quello che deve fare è giocare ai videogiochi, la console è per giocare ai videogiochi, compri quella, boh, cioè, non ti fai lo sbattimento di installazioni, script, tutto il resto, ecco, che qua inevitabilmente devi fare. Beh, andiamo a vedere anche l'altro titolo, insomma, più moderno che ho installato, cui giocavo di recente. Boh. Ma ipoteticamente se apri le risorse, quanto, cioè, usa più scheda video o più processore o più RAM? Cioè, Lì cosa è dovrebbe un po' come la domanda di prima, dipende tanto cambiare di dai solito? titoli. Dipende dai titoli, generalmente un videogioco così tridimensionale dinamico ti va a impegnare molto di più una scheda grafica che un processore, quindi vai a bilanciare la configurazione del computer più su una scheda grafica performante. Invece se tu vai a giocare titoli simulativi, ai vari Civilization, Cities Skylines, strategici, lì comincia a essere già puoi spendere meno di scheda grafica, ti conviene investire più in RAM e processore, perché che hai tutte le unità che hanno l'intelligenza artificiale, tante unità inevitabilmente richiede insomma anche il calcolo logico delle mosse, di Civilization e così via, ti va a pesare lì, essendo che ha insomma una presentazione grafica meno impegnativa, ti va a pesare molto meno sulla scheda grafica, ma decisamente più su quello che è il comparto scheda madre, CPU e scheda video, scusa, e RAM. Magari l'ultimo titolo che vi faccio vedere per stasera. Ecco. Forse lo conoscete, è abbastanza famoso negli ultimi anni. È uscito anche una serie anime su Netflix recentemente di Cyberpunk, qualcuno segue. Che Questo che dire? aveva avuto dei vari strati, ad esempio. Sì, questo all'uscita era una ciofeca assolutamente, sì. Una
hanno sistemato ben benino tutto. Il gioco, installavi il gioco e era il bug, fondamentalmente. Sì, no, diciamo che lì c'è stata un po' una di quelle storie dell'orrore nello sviluppo, crunch, investitori, casino con le date di uscita, tutto uno scoordinato, inevitabilmente ha portato a questo disastro qua di uscita di software, già quasi un anno fa è stato, insomma, Alla fine hanno lavorato tanto, insomma, quanto ha venduto statunitense. per rimetterlo a posto. Diciamo che rimettendolo a posto, pian piano, insomma, è tornato in auge, allora, insomma, diciamo, perché diciamo che qua i sviluppatori hanno fatto ultra promesse incredibili di chissà quale funzionamento di intelligenze artificiali, adattabilità e cose varie che inevitabilmente non si erano incontrate con la realtà di un titolo non sviluppato alla fine, cioè, fino alla fine. Però diciamo che lo stile di grafica è, insomma, molto, nonostante tutto, è molto, insomma, affascinante e ben realizzato. Vediamo cos'è che stavamo facendo. Giustamente, per fortuna che avevo già passato il bordello, perché sennò eravamo dentro un bordello qua, quindi insomma, belle cose. Per fortuna siamo andati alla conversazione dopo. Ok, come ci dice? Poi simulazione di Blade Runner, quindi stiamo a fare riferimenti a cose del passato. Anche, diciamo che è nato come tabletop, come gioco di ruolo stile Dungeons and Dragons originalmente, con Cyberpunk, quindi nasce comunque, insomma, come gioco di ruolo ben sviluppato, con tante, insomma, caratteristiche grafiche, ma anche tanti dialoghi e storie, insomma. Ah sì, adesso mi ricordo cos'era la trama qua, praticamente. No, aspetta, questo non mi vede, mi dice in base a delle, praticamente delle caratteristiche che ha il personaggio, ti permette delle scelte di dialoghi, insomma, per il gioco di ruolo. Come si faceva un tempo fa, ecco, insomma, potevi effettivamente sceglierti la via o il tuo stile, insomma, di gioco, di quello che fai e come influisci sul mondo di gioco. Praticamente questa cos'era? Una simulazione di un... Mi stanno per portare dentro questa simulazione di un posto in cui devono fare un colpo, praticamente, no? Che hanno registrato questo video virtuale e praticamente adesso stanno preparando questa situazione in cui mi immergerò in questa cosa. Vediamo. VR di un certo punto, vediamo, diciamo che non siamo mai stati dentro, insomma. Esatto, praticamente che ti va direttamente nel cervello, questo è quello che ho capito. Profilo sensoriale, vediamo, ok, andiamo. Now let's send the optics and other sensory things. Look smack into these two screens.
Vediamo come funziona questa parte. Cioè, per me è tutto nuovo, cioè, non sto giocando un po' alla volta adesso anch'io, Siamo andati in immersione, a quanto pare. Esatto. Praticamente di fare riproduzione, probabilmente puoi andare avanti e indietro. Né? Insomma, una simulazione di una rapina già avvenuta, a quanto pare. Sì, è molto. Per i giovani è molto educativo. E a quanto pare quel soggetto è stato eliminato con la fine del video. Diventa una simulazione con cui puoi anche controllare quello che succede intorno al personaggio. Ok, si può tornare indietro. Permette di saltare. Era da, ok.
Sì, dai, che abbiamo trovato una parte un po' lenta, mi sa, del gioco, purtroppo, qua. Cominciamo forse a chiudere, che ti permette anche di ascoltare cose che il soggetto non vedeva. Sì, anche sul gruppo avevo lasciato la handle nella presentazione, magari poi mettiamo il link della presentazione dentro al gruppo principale. Eventualmente adesso magari esco dal gioco, vediamo se riesco a salvare, se no fa lo stesso. Vabbè, c'era qua, allora poi comunque alla fine qua. Telegram, mi trovate questo handle qua. Volendo c'era anche il gruppo dedicato volendo al gaming, se non andiamo a intasare troppo quello principale dell'Ob Vicenza. No, questo è un gran problema. Ok. No, possiamo tenerla anche lì, insomma, eventualmente. O partiamo da lì e poi andiamo in privato, insomma, nel caso. Vediamo se facciamo troppo casino, ecco. Direi che è tutto, sì. Torniamo allora sul bordello. Bene. Ci sono domande, perché direi che possiamo... È la prima prova, i primi problemi che sorgono. Sì, sicuramente sorgeranno, perché... Esatto, sì. Benissimo. Grazie. Se vuoi. Ciao. Grazie mille.